Tutti sapranno che faccio parte, sono uno degli attori di Vincenzo delle sue prime opere. E quindi voglio. È brutto sto ritorno, è strano parlare e sentire il ritorno. Voglio appunto confermare quello che diceva Mirea, che veramente è una grande scuola, perché è un. Io, come anche Vincenzo, come molti degli altri, venivamo da altre storie, diciamo, no? E lavorare con lui invece è stata una modalità completamente diversa, perché sera per sera quella cosa dilla in quest'altro modo, forse è meglio che invece di dire questa dici l'altra, cioè quindi cambiare e costruirsi il personaggio sera per sera non ci si ferma mai, non ci si annoia mai, lo spettacolo è sempre fresco. E poi, insomma, per parlare del mio personaggio del film e collegandomi alla storia teatrale che abbiamo, Vincenzo è l'unico regista che mi ha sempre, e autore naturalmente, che mi ha sempre chiesto di fare personaggi strani, estremi, al di là del, non lo so come dire, surreali. Anche io ho visto lo spettacolo a teatro, mi è piaciuto tantissimo e quando Vincenzo mi ha invitato a fare questo strano vecchio, perché è un, come avete visto, l'avete visto, cioè, Sì. è il film di così, l'avete visto prima, è un uomo della mia età che pensa di essere un attore, fa l'attore un po' filodrammatico e quindi interpretare un signore anziano come sono, che fa un vecchio non verissimo, ma un pochino diciamo caricato da quello, da come lo può fare un attore filodrammatico, insomma, un attoraccio. E quindi io non l'ho ancora visto, sono molto curioso. E quindi spero di aver soddisfatto le aspettative, insomma, ce l'ho messa tutta, quella di rendere credibile un personaggio ancora una volta estremo, insomma. Quindi ogni volta che Vincenzo mi chiede di partecipare ai suoi lavori, io con molto piacere, perché per me è sempre una prova nuova, no? È sempre qualcosa proprio di nuovo e di inedito. Cose mai fatte, quindi è una bella sfida e questa spero che sia riuscita.